Ragazzi, benvenuti in questo video sul canale. Oggi, ragazzi, siamo qui per la live reaction tanto attesa all'album famoso di Sfera e Basta. 11 tracce, io direi di iniziare con la prima, Bottiglie Privé. La conoscete tutti, ma la metto comunque. Daremo un voto a tutte le canzoni, daremo, e fatemi sapere qua sotto in un commento la vostra preferita. La vostra traccia preferita di queste 11 brani, e poi a fine video vi dirò la mia. Buona visione. Ok ragazzi, prima traccia, Bottiglie Privé. L'avevo già sentita come canzone, sinceramente. L'ho fatta risentire giusto così perché non l'avevo sentita. Un pezzo poco però mi ha fatto sentire. Comunque voto io da un 8, perché comunque è una bella canzone, ha un bel significato, è una delle migliori dell'album. Non lo so perché l'album non l'ho sentito, quindi vedremo. Seconda traccia, Sfera Ebbasta, Abracadabra, Fit Future. Future, ragazzi, vediamo. Ok, ragazzi, alzare un po' l'audio perché non si sentiva niente. Mi ha illuminato Sfera. Abracadabra. Future, vediamo un po'. Mamma mia ragazzi, Future pazzesco. Ok, voto da Abracadabra. 7 perché non è male, non è male. Buona musica, buona traccia. Manca forse quel qualcosa in più. Però ci sta. Complimenti. Prossima traccia. Lo vediamo fra pochissimo. Prossima traccia, ragazzi. Sfera Ebbasta e Joe Balvin. Baby. Quindi Joe Balvin già mi mette a dire che è spagnolo. Vediamo. Già lo so, rega tanto. Già so quello che succederà. La famiglia. Quando chiami tu mi chiedi dove sei. Vabbè. Va bene. È reggaeton, ragazzi. Ci sta perché comunque. Sfera Ebbasta non può fare sempre canzoni trapper. Ci deve stare qualche canzone un po' così. Un po' diversa. Ok, baby, voto da un 6,5. A me non mi piace il reggaeton, però ripeto ci sta. Ci sta perché non può fare tanto canzoni trapper, Sfera Ebbasta. Quindi va bene. Va bene, non solamente questa canzone non contraddirà un album che per ora mi sta piacendo, perché Bottiglie Privé ho dato 8. 7 ho dato a Abracadabra. Un 6,5 perché, ripeto, il reggaeton non mi piace molto questa canzone qua. Prossima traccia, ragazzi, Sfera Ebbasta insieme ad Offset con Macarena.
Io mi immagino insieme ad Offset cosa farà, ragazzi. Mamma mia. Troppi cavalli in questo Panamera, tipo dal Venezuela, Uya Macarena. Vieni qui e baila morena, baila morena. Ho preso una scarpa di Marcello. Ho visto la tua ex altra sera, che scemo. Offset. Quanto cazzo è forte Offset, raga. Cioè, mamma mia, raga, è troppo forte. Macarena. Bella, do un 8, un 8, un 8 e, 8 e mezzo, 8 e mezzo perché Offset ha fatto una cosa incredibile, sfera dal suo, bravo, bella bella canzone. Passiamo alla prossima. Nello sport è quello che fa. Prossima traccia, Hollywood insieme a Diplo. Troppo alto forse lì. Ok, Hollywood da un 7, bello ritornello, forse un po' troppo alto in un certo punto, l'autotune, ma ci sta, ripeto, non può contraddire un piccolo pezzo di autotune l'album. Passiamo avanti, TikTok con Marracash e quei pechini due italiani, mi aspetto veramente tanto da questa canzone. Marrakesh, ragazzi. Marrakesh è bravo. Gue Pequeno. Voto a TikTok 8 e mezzo. Eh sì, la metto al primo posto. Dopo Macarena e dopo terza bottiglia privé, metto seconda Macarena, prima per ora ci metto TikTok, comunque Pequeno Marrakesh, bella canzone, bella bella. Prima traccia ragazzi, male da solo, sfera e basta. Male. Ok. Non è male, eh. Ok, va bene. Passiamo sul bello. Voto a Mali. Una buona canzone, devo dire la verità. Molto buona come canzone. Io do un 7. Un 7 di incoraggiamento a questa canzone che è figa. Può crescere, però. Può crescere. Non è male, però. 7. Prossima traccia, Giovani Re. Bella anche il beat. È un po' d'anni 90 il beat. Oddio. Paura.
Voto al giovane re. Allora, una bella canzone. Io do un 7 e mezzo. Un 7 e mezzo perché ci sta come canzone. 7 e mezzo, va bene così. Prossima traccia, andiamo con Gelosi. Si va con Gelosi. Wow. Che frase, raga. La piastra più verde c'ha l'odore nel condominio. Che frase, raga. Comunque, voto a Gelosi, belle rime. Do un 7 più. Non voglio dare 7 e mezzo, 7 più. Non è male, eh. Non è male. C'è di meglio in questo album. Lo vedremo nelle prossime tracce. Quart'ultima traccia, ragazzi, 6M. 6M penso, 6 con la M. Vediamo. Oddio, che traccia è, che beat è, ragazzi? Che beat è? Voto 6M. Do 6 e mezzo perché il beat non mi è piaciuto molto. Però ovviamente non fa schifo la canzone perché il testo è molto significativo, quindi è molto positivo. 6 e mezzo a 6M. Prossima traccia, ragazzi. Salam Aleik con Seth Rari e Steve Aoki. Bello. Comunque, ragazzi, Sfera Ebbasta cambia. Beat degli anni 90, canzoni reggaeton, canzoni trapper, canzoni bellissime. Qua addirittura Salam Aleik è uno che parla arabo. Non è male la canzone, eh. Non è male per niente. Bravo. Seth Rari, penso. Che ha origini giapponesi, ho visto. Non è male. Io do 7 e mezzo a questa canzone perché voglio crederci. Credergli. Ho dato più a questa che a Gelosi, mi sa. Ho dato. Sì. Comunque, bella canzone. Prossima traccia. Penultima traccia, ragazzi. Gangster con Lil Mosey. Che ho visto a 18 anni. Questo qua, ragazzi. A 18 anni si è messo a fare una canzone con Sfera. Cioè, nell'album suo famoso è entrato. Cioè, pensa te. Quindi, complimenti a questo qui. Complimenti e niente. Buona visione. Ok, bravo Lil Mosey, canta molto bene. Comunque gangster voto. Io mi mantengo sempre sul 7. Metto 7, metto. Sì, discreto. Discreto 7 sarebbe. Ultima traccia, ragazzi, è freestyle. Vediamo un po' questo freestyle di Sfera. No, Sfera. Oh, che fighissimo. Ma com'è partito, regà? Mamma mia. Ottima canzone. Una delle migliori dell'album, ragazzi. Io do 8. Do 8. La prima rimane sempre. Rimane sempre quella là. Che ho detto la prima. Non mi ricordo manco più. Non mi ricordo.
Macarena, 8,5. Sì. Comunque lo metto al quarto posto, o al terzo. Al quarto bottiglie privé. Bell'album, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo album. Questi quasi che sono album. L'album più importante per Sfera, quello che ha detto lui. Scrivete sotto in un commento la vostra traccia preferita di questo album famoso. E niente, se volete quello di Night, spolliciate, iscrivetevi al canale e lasciate mi piace. Night con l'album Mood Romano. Grandissimo Night che esce il 4 di dicembre. Quindi, ragazzi, se volete anche quella live reaction, mi piace, condivisione, iscrivetevi al canale. Seguitemi su Instagram, FilippDeca_. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Ciao, raga!